Nel video di oggi affrontiamo una storia che ha sconvolto tutti. La drammatica testimonianza della nonna dei piccoli ritrovati brutalmente seppelliti in giardino. Prima di proseguire, ti invitiamo a iscriverti al canale e ad attivare la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video e sulle ultime notizie. Volete ottenere 30 euro di buono Amazon gratuitamente in soli 5 minuti in modo sicuro e veloce? Aprite i commenti e seguite la guida fissata nel primo commento sotto questo video o nella descrizione. Sonia Carossi, madre dell'ex fidanzato di Chiara, è rimasta senza parole di fronte agli eventi che hanno scosso la sua famiglia. Incredula e profondamente turbata, Sonia ha raccontato il suo shock per il comportamento della giovane, che, dopo aver partorito, ha intrapreso un viaggio programmato all'estero, lasciando dietro di sé una scia di domande senza risposta. Al suo ritorno, Chiara è stata interrogata dalle autorità e ha confessato il suo coinvolgimento nella tragica morte dei neonati, lasciando una comunità intera scioccata e incapace di comprendere il motivo di un gesto tanto crudele. Sonia ha anche rivelato che suo figlio, l'ex fidanzato di Chiara, non era al corrente della gravidanza, e che il loro rapporto era sempre stato caratterizzato da alti e bassi. Durante la gravidanza, Chiara è riuscita a nascondere il suo stato, persino smettendo di mangiare per evitare che la sua pancia crescesse e che qualcuno potesse sospettare. Nel corso della sua testimonianza, Sonia ha espresso tutta la sua rabbia e il suo dolore. «Non la voglio più sentire», ha dichiarato. «Io voglio solo che lei spieghi il perché. Cosa le sia passato per la testa? Non ci sarà mai una giustificazione per una cosa del genere». Le sue parole risuonano di profondo disprezzo e incredulità, al punto che ha detto di non voler mai più incontrare Chiara. Parlando con alcuni giornalisti, ha descritto l'intera vicenda come surreale, ammettendo di non riuscire a trovare le parole per descrivere una tragedia di simile portata. Ha concluso dicendo: «Mio figlio è sconvolto, se il primo fatto era già surreale, il secondo è qualcosa che va oltre». Non credo che esistano parole nel vocabolario italiano per spiegare ciò che è successo. E tu? Cosa pensi di questa straziante vicenda? Condividi la tua opinione nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi aggiornamenti sulle ultime notizie.